Amici DJ, oggi parliamo di Despacito, ma anche se non è il tuo genere, puoi scoprire delle cose interessanti dopo la sigla. Despacito è la super hit del momento, molto probabilmente il brano per cui verrà ricordato il 2017. E ad oggi, primi di agosto, ha dei numeri assolutamente pazzeschi. È il video più visto in assoluto su YouTube, con oltre 3 miliardi di visualizzazioni. Daddy Yankee è l'artista numero uno al mondo per gli ascolti su Spotify. Il singolo è arrivato al primo posto in classifica in 89 paesi, una serie di riconoscimenti infinita. Soprattutto ovviamente non sono tutti i paesi di lingua spagnola, ma addirittura è stato il primo singolo da oltre 20 anni a raggiungere il primo posto della Billboard Top 100, l'unica classifica ufficiale per i singoli. Cosa c'è dietro tutti questi numeri? Ora, la sento già la vocina che dice ma la quantità non è sinonimo di qualità, oppure ma sai, i numeri, i risultati non vogliono dire niente. Beh, se si va ad analizzare il brano, si possono scoprire delle cose interessanti. Prendo spunto dal video del canale Genius, che è un canale dove si va dai produttori dei principali singoli in circolazione per capire come è stato costruito il brano e cosa c'è dietro. E quindi ovviamente sono andati anche ad approfondire Despacito. Il brano è stato prodotto in Porto Rico da Andres Torres e Mauricio Rengifo. Scusate la pronuncia. Luis Fonsi, che nessuno conosceva dalle nostre parti prima di quest'anno, è in realtà un cantante attivo da oltre 20 anni e ha già una decina di dischi pubblicati. Si è quindi rivolto ad uno dei principali studi di produzione e di registrazione di Porto Rico. Così come i due produttori hanno anche chiamato i migliori musicisti disponibili per registrare. Ci sono varie versioni di questo brano, perché succede che un brano che funziona, poi arrivano altri cantanti che vogliono fare il suo remix oppure metterci le sue parti sopra. È il caso di Daddy Yankee, prima, che Daddy Yankee è uno di quelli come Pitbull o Don Omar che prendono dei brani che girano, ci mettono le sue parole sopra e poi portano la loro popolarità e danno ampia risonanza a questi brani. E ci sono tanti esempi. E poi, a maggior ragione, il fatto è successo quando Justin Bieber ha sentito il brano e addirittura ci dicono che nel giro di 4 giorni era già su Spotify, quindi l'ha sentito, l'ha registrato in inglese ed è stato subito pubblicato. E questo ha contribuito a creare il boom. Ora, è normale che Justin Bieber non sappia le parole e eviti di cantare la canzone quando va in giro, perché l'ha fatta veramente nel giro di pochissimo tempo. E pensare che un tempo lo facevamo anche noi. I brani venivano scritti per qualcuno, poi cantati da qualcun altro e portati a successo. Ah, bei tempi quando esistevano le vere case discografiche in Italia. Vabbè, fine momento nostalgia. Ci sono tre cose che possiamo imparare e portarci a casa noi DJ da Despacito. Prima di tutto, il mix di generi. Ora, può sembrare un reggaeton classico, ma in realtà non lo è. Non lo è sia per le sonorità che per il tipo di cantato. Anzi, addirittura i produttori parlano di un brano rischi, cioè si sono presi dei rischi. Fonsi è un cantante pop, quindi ha dato un'influenza pop latina, però hanno inserito anche degli strumenti tradizionali e ovviamente la base reggaeton, quindi la parte più elettronica. E infatti il secondo aspetto è proprio questo, il mix tra tradizionale ed elettronico, tra i musicisti veri e invece la parte più ballabile. Infatti, se ascoltiamo questo breve estratto. Without that channel, you can play without the quattro. The song feels like a more programmed empty thing, like more electronic thing. So this is the song without any humans. It's cool, but it's cold. As life. Senza la parte suonata sarebbe un brano reggaeton qualsiasi senza la minima anima. Invece hanno inserito il quattro, che è uno strumento tradizionale portoricano, ed anche altri, tutta una serie di musicisti, che gli danno un andamento diverso. E infatti anche le parti suonate non sono esattamente a tempo, ma gli danno
un movimento, che è poi quello che tira il pezzo. E infine, punto numero 3, fregarsene delle regole. Il ritornello arriva dopo più di un minuto, 1 minuto e 5 secondi, cosa che qualunque produttore ti dice che non bisogna fare perché è troppo tardi. A maggior ragione oggi, che le canzoni tendono a durare meno di 3 minuti perché si skippano via velocemente. Eppure, il tormentone più tormentone di tutti i tempi ha il ritornello che arriva dopo 1 minuto. Quindi cosa vuol dire? Le regole è bene saperle per poi fare di testa nostra. E magari prendersi dei rischi paga. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!